Wow, ragazzi, e bentornati. Oggi vedremo il re dei ratti. Arma d'assalto a cartucce, il Rat Rod è un fucile semi-automatico che spara proiettili potenti, efficace come fucile a media gittata con una cadenza di tiro lenta. È un fucile d'assalto, attenzione, anche pur avendo le sembianze diciamo di un fucile a pompa a primo impatto, diciamo che si può facilmente confondere se non guardata attentamente quest'arma. Comunque è un assalto che spara veramente lento, come dice la descrizione ha una cadenza di tiro veramente lenta, possiede 10 colpi nel caricatore e siamo andati a percare quest'arma con una perk di danno critico, velocità di ricarica, elemento energia, livello critico e danni e bersagli rallentati e intrappolati aumentati del 45%. L'ultima perk di quest'arma, e comunque qualsiasi re dei ratti originale tiene questa perk, a meno che qualcuno abbia comunque sprecato lo stravantaggio del nucleo per poterla cambiare, comunque come ultima perk troviamo il danno inflitto con quest'arma, appunto rallenta la velocità di movimento del bersaglio. Pro e contro di quest'arma. Allora, partirei dai contro. Innanzitutto è un'arma a bersaglio singolo, ciò significa che ovviamente non è ottimale utilizzarla contro gruppetti di zombie. Essendo che ha una cadenza di tiro abbastanza lenta, viene diciamo un pochino scomodo utilizzarla in quelle difese dove nascono tanti zombie protetti dagli scudieri, e per scudieri non mi riferisco ai frigoriferi ma mi riferisco proprio ai mostriciattoli viola che creano l'onda diciamo viola intorno allo zombie, perché come voi tutti noterete comunque avendo questa cadenza di tiro lenta e dovendo sempre entrare dentro questa bolla di protezione dello scudiero, diciamo che magari in certe situazioni non è comodissimo, specialmente se poi magari lo scudiero sta proteggendo un frigorifero, no? Vabbè, comunque, utilizzata diciamo nel suo campo limite, ovvero utilizzata in battaglia contro Smasher, Occhi Belli, Taker Volanti, in quel caso è veramente ottimale. Se la cadenza di tiro è troppo lenta per voi, ricordatevi che potete sempre optare per le build di eroi. È Dante Assalto Urbano, Johnny Simili Tedeschio, tutti che incrementano comunque la cadenza di tiro di armi se dopo la ricarica piuttosto che dopo i colpi in testa. Con questa arma sarà molto semplice colpire gli zombie in testa, è facile mirare, è molto difficile sbagliare il colpo comunque, ed è comunque un'arma molto simile se non identica all'Hydra, che vedremo anche quello in un futuro episodio, però per quell'arma faremo un gameplay differente, magari con una build di eroi differenti e vedremo poi in futuro come farlo. Per ora concentrati sul re dei ratti. Allora, chiaramente se non vogliamo optare per aumentare la cadenza di tiro sulla build di eroi, sì, è possibile mettere la cadenza di tiro su una perk, è possibile cambiare la perk di danno critico con cadenza di tiro, ma tutti noi sappiamo poi cosa comporta fare questa scelta, no? Certo, avremo un'arma più soddisfacente da utilizzare, ma andremo a perdere quello che è il potenziale vero di quest'arma. Il suo danno critico molte volte quando entra sullo Smasher, quando entra sull'Occhio Bello, comunque darà quella boostata al danno che in certi livelli, specialmente in una zona endgame, è indispensabile. Poi chiaramente ognuno può scegliere come buildare quest'arma, cioè nel senso, posso optare per buildarla con cadenza di tiro? Assolutamente sì, se sono consapevole del fatto però che ovviamente non andrò a utilizzarla in zona endgame, o meglio posso anche utilizzarla ma non sarà ottimale come l'altra, no? Magari così andiamo un po' a ottimizzare quello che è il combattimento in massa, cioè quando ci si presentano tanti abietti, piuttosto che focalizzare quest'arma sul bersaglio singolo, no? Io, come vedete, ho scelto di focalizzare quest'arma appunto sui bersagli singoli e più o meno questa è stata la mia scelta. Comunque, le scelte con quest'arma sono veramente, veramente vaste. Essendo che spara così lenta, potete anche abbinare quest'arma comunque a Johnny Z-Rex, che ogni un secondo aggiunge la percentuale di vita al danno, diciamo. E perché vi dico questo? Perché con Johnny Z-Rex, diciamo che ogni colpo che sparerete con quest'arma andrete a sfruttare quello che è il suo potenziale, quella che è la sua abilità passiva, no? Addirittura in questo caso, però, il re dei ratti è esagerato, perché diciamo che con Johnny Z-Rex possiamo dargli un'arma che spara magari con cadenza di tiro di 1 al secondo, in quel caso sarebbe ottimale. Il re dei ratti invece ha una cadenza di tiro di 1,8, quindi quasi 2 secondi, quindi un colpo quasi ogni 2 secondi, e di conseguenza sfrutteremo meno la perk di Johnny Z-Rex rispetto a un'arma, per esempio il duetto. Il duetto senza una perk di cadenza di tiro arriva a una cadenza di tiro di 1 secondo preciso. Poi ovviamente sul duetto una cadenza di tiro ci sta tutta, ma questo poi anche questo lo vedremo
vedremo in un altro video. Diciamo che in sé questo fucile di assalto sì, mi piace, lo utilizzerei più spesso se diciamo sparasse automaticamente e non dovessi appunto premere ogni volta il tasto di fuoco per farla sparare, perché appunto ragazzi, combinando la cadenza di tiro lenta e combinando anche il fatto che dobbiamo ogni volta premere il tasto di fuoco, ci ritroviamo sempre a premere inutilmente, a spammare il tasto di fuoco inutilmente. Comunque, sia che giochiate con mouse tastiera, sia che giochiate dal pad, sapete quanto è frustrante avere un'arma che diciamo non spara quando voi premete il tasto di fuoco. E alla fine di tutta questa storia vi ritroverete a spammare il tasto di fuoco senza appunto, sperando che appunto la cadenza di tiro sia ultimata, diciamo che sia passato quel secondo. Io comunque ragazzi spero di aver reso ben chiara l'idea. Se avete ulteriori domande potete farmele tranquillamente qui sotto nei commenti. È un'arma che vi consiglio, che non vi consiglio? Bah, sinceramente non saprei. Sicuramente c'è di meglio, ma sinceramente se non avete assalti validi, per esempio nota dolente, per esempio cicuta, per esempio lo schioppo, insomma tutti gli assalti che conosciamo bene, beh, i Raideratti potrebbe essere una valida alternativa in certe situazioni, anche se comunque, ripeto, ci sono molte armi più comode, più soddisfacenti da utilizzare. Per il video di oggi era tutto ragazzi, vi ricordo solo di lasciare un bel pollicione in su. Se volete supportare la crescita del canale vi basta inserire il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. E per oggi è tutto, noi ci vediamo alla prossima puntata. Bella bella!